quando abbiamo capito che c'era la possibilità di migliorare il capitolato d'appalto e per dare più libertà al territorio di utilizzo di questa struttura, abbiamo deciso di assumere, anche se abbastanza dispendioso come energia e speriamo che non sia molto onerosa, di assumere la gestione diretta, che almeno per 9 mesi, così come leggerete poi nel piano di sviluppo, la gestione diretta che non sarà assolutamente facile e che dovrà vedere chiaramente la collaborazione di tutto il territorio. Avete visto come si compone? I progetti essenzialmente sono due, e sono la Digital Library, che è un prodotto virtuale, e poi c'è l'Officina della Cultura e della Creatività del Reventino, che sostanzialmente è composta da queste sale, dalle salette co-working e da tutto ciò che riesce a funzionare con queste cose, quindi anche una certa attività di culturale, mentale, di ideazione e di produzione di opere innovative. Che cosa devo dire io essenzialmente? Devo pregare i sindaci, amici del territorio, di una cosa importante. La cosa più impegnativa e più onerosa per noi è la costruzione della Digital Library. Sapete cos'è? È una libreria digitale dove ognuno può accedere. Noi pensiamo gratuitamente, anche se sul piano di sviluppo precedentemente, come l'ingegnere poi vi dirà, era previsto un pagamento. Riteniamo che ciò non sia perfettamente consono alla realtà e alle necessità dei luoghi, per cui abbiamo deciso che l'accesso possa essere gratuito per tutti i cittadini, per gli studenti, per gli studiosi, per tutti quelli che hanno a cuore il territorio e che debbono sviluppare tematiche sui territori. Quindi la Digital Library, che noi abbiamo già iniziato, abbiamo già implementato con quel poco di materiale che avevamo, un poco discreto materiale che avevamo già all'interno dei nostri archivi in maniera digitale, abbiamo già implementato, che poi Salvatore vi farà vedere come funziona già la Digital Library. Però è necessario che tutto il territorio sia presente in questa libreria digitale. Quindi ci dovrà essere presente la tradizione culturale, la tradizione culinaria, la tradizione artigiana, il paesaggio, la letteratura. Abbiamo tanti poeti pure che famosi sul nostro territorio, che hanno lasciato delle cose molto belle e molto illustri. Noi abbiamo il nostro Raffaele Prote, che ha fatto delle poesie bellissime, vorremmo metterle, ancora non le abbiamo trovate in maniera digitale, ma presto lo faremo. Se non si hanno, si possono digitalizzare con un po' di dispendio di energia in più. Quindi c'è il Butera, c'è il Pane di Adami, vorremmo che queste cose fossero presenti. Più chiaramente a tutti i libri che parlano di questo territorio e che noi vorremmo fossero a noi consegnati in maniera digitale. Se non è possibile, va bene, si provvederà successivamente alla digitalizzazione e alla messa in opera delle opere. Quindi diventerà un contenuto grandissimo, diventerà praticamente una risorsa, uno scrigno che può essere utilizzato da tutti quanti noi e dal territorio. Quindi è già questa una cosa molto bella e molto importante. Chiunque si avvicina, chiunque ha dimestichezza con queste cose, capisce che una risorsa del genere praticamente eleva la qualità del territorio, eleva la qualità delle conoscenze, eleva anche un'operazione di marketing di tutto il territorio, perché può andare a finire in questo sito anche praticamente l'industria, l'artigianato e tutto quello che il territorio offre. Ed è uno stimolo, anche se piccolo, alle attività imprenditoriali, alle imprese che vogliono crescere in questo territorio. Quindi questa è in piccolo praticamente
in maniera sommaria tutto quello che si può fare qua dentro. Quindi avete visto che si compone di 4 uffici che possono essere utilizzati in co-working, da una stamperia, da una stanza deposito che può essere adibita a questo scopo, da un bar e poi da una grande sala convegni che può essere utilizzata da chiunque e per tanti usi. Come fare in maniera diretta a gestire queste cose? Certamente il comune non ha tutte queste risorse, non ha tutto questo personale da gestire in maniera completa la struttura. Senza dubbio alcune cose dovranno essere gestite con l'apporto di terzi che saranno scelti sicuramente attraverso criteri molto trasparenti, quindi saranno fatte delle manifestazioni di interesse pubblico le più ampie possibili, in modo tale che la selezione possa rispettare tutti i canoni previsti non solo dalla regione ma anche dall'Europa e dalle regole che praticamente normano tutto questo settore. Per cui prossimamente l'ingegnere sta già lavorando a queste manifestazioni di interesse per la gestione di quello che abbiamo visto, in sostanza, va bene. Per quanto riguarda invece la manutenzione spicciola, la pulizia che è prevista, l'apporto tecnico, il supporto tecnico, l'apertura e chiusura, il coordinamento che è stato assegnato per il momento all'ottimo Salvatore La Rocca che ci ha accompagnato a fare questa visita, tutto quanto l'altro verrà gestito in maniera diversa con l'apporto delle imprese, delle associazioni di imprese, delle associazioni, dei singoli, perché no, anche dei singoli, del territorio di Soveria e dei vostri territori, dove vi premurerete di divulgare questa cosa, che noi faremo arrivare a voi, tutte le manifestazioni di interesse le faremo arrivare al Comune e il Comune poi si procurerà di renderle pubbliche. Noi ci crediamo, noi crediamo sinceramente nella bontà di questa struttura, anche se, sinceramente l'ho detto ai colleghi in precedenza, singolarmente è una struttura avveniristica per il nostro piccolo territorio. Cioè ci propone di fare delle cose straordinarie, però dobbiamo stare con i piedi per terra, dobbiamo cominciare a gestirla, dobbiamo cominciare a utilizzarla, perché, come ho detto prima, sprecare i soldi pubblici non è la cosa migliore di questo mondo, e noi pensiamo che addirittura l'utilizzo diretto ci dia la possibilità di garantire in maniera più completa un utilizzo pubblico e un beneficio per il cittadino, perché gli investimenti che l'Europa fa, secondo me, è una idea mia personale, sono investimenti che debbono avere un ritorno pubblico, non certo privato. Quindi ecco perché dobbiamo stare accorti quando andremo a fare la gara per la gestione complessiva della struttura, cercando di trovare un soggetto privato che la gestisca in maniera tale che gli interessi pubblici non vengano sminuiti o addirittura azzerati. Pensare che noi diamo la struttura a un privato in maniera quasi gratuita, cioè a un prezzo minimo stracciato, circa 2.000 euro all'anno, e non si capisce bene se all'anno o 9 anni, perché non c'è scritto da nessuna parte nella precedente convenzione. Pensare di regalargli tutte queste macchine, tutta questa tecnologia, no? Pensare di pagargli poi la luce, pensare di pagargli il riscaldamento e quant'altro c'è qua dentro, va bene? Senza che ci sia un ritorno tangibile per il cittadino del territorio, mi sembrava un po' esagerato. Ed è stato questo che ci ha spinto a bloccare in autotutela la gara che c'era per l'affidamento precedente e ad andare a modificare quelle cose che ci erano sembrate eccessive, e quindi abbiamo modificato sostanzialmente pochi punti del bando, no? Il bando che prevedeva l'assegnazione per 9 anni, mentre l'Europa prevede una coerenza per 5 anni,
che era sembrato un vantaggio eccessivo per una possibile impresa. 9 anni più 9 sarebbero stati 18 anni in cui il comune di Soveria Mannelli, che fa tante attività, e lo sapete, culturali d'estate tutto l'anno, che prevede una serie di eventi, che si è sempre interessato di cultura, non avrebbe potuto mettere un piede, un alluce qua dentro. Mi sembrava un po' esagerato, perché nessun riserbo si era previsto nella convenzione precedente. Per cui adesso quella che andremo a fare, sta già partendo, vero ingegnere, poi parlerei pure tu 2 minuti, sarà previsto l'utilizzo da parte del comune, chiaramente, sarà riservato un utilizzo del comune, sarà riservato un utilizzo ai cittadini che possono entrare e consultare la Digital Library, sarà permesso ai cittadini di poter visionare gli uffici, di poterli prendere anche in affitto, di poterci lavorare, e io penso che alla fine, poi, il fine di questa struttura è quello di creare, l'hanno chiamato officina, io direi un cenacolo, ecco, un cenacolo di cervelli, di idee che possono essere messe a frutto a vantaggio della storia, della cultura, delle tradizioni di questo territorio. Io vi ringrazio per essere venuti e vi sollecito ancora una volta per quanto riguarda i contenuti multimediali che avete, mediali, che avete nei vostri comuni, se ce li fate avere, oppure se ci indicate un referente che si occupa di queste cose nei vari comuni, noi rapidamente le implementeremo nella libreria digitale, che già abbiamo iniziato, che già è a buon punto. Quindi col vostro aiuto crescerà e diventerà veramente una risorsa per tutti. Io ho finito, vi saluto e vi ringrazio, e passerei la parola al professore Caligiuri, che implementerà senz'altro quelle poche cose che ho detto io. Il futuro e il presente sta nella collaborazione dei comuni. Questo non è che una cosa, ci vuole il mago Telma. Cioè, quindi il futuro è soprattutto dei piccoli comuni. Ora, questo territorio è storicamente omogeneo. Noi abbiamo la fortuna che è un territorio dove c'è una bassa intensità di criminalità, che è un caso, diciamo, non di cui raro, ma un caso singolare all'interno della nostra regione. Ed è un fatto che dura da sempre. Noi siamo, e non è un caso che questa mattina nell'incontro siano entrati insieme il sindaco di Motta e il sindaco di Cigliano. Soveria è stata creata nel 1807, il 19 gennaio, con territori che appartenevano ai comuni di Motta e ai comuni di Cigliano. Così come Decoratura ha legami storici forti con Motta. Con Serra Stretta noi abbiamo avuto il collegio elettorale fino all'avvento del fascismo. Era un collegio elettorale unico, quindi i rapporti erano forti e molto intensi. Con Carlopoli, noi discendiamo poi tutti da là, discendiamo tutti da Corazzo, che è stato il primo insediamento umano in queste zone. Il primo abate di Corazzo fu Gioacchino da Fiore. La nostra frazione di Colla, a volte storicamente è stata collegata con Castagna, poi a volte, quindi diciamo ci sono questi legami. Ma i legami sono storici e anche di carattere culturale. Il liceo di Decoratura, che è un rapporto ancora attuale, dove abbiamo studiato tanti di noi a Decoratura, quindi quando noi andiamo a Decoratura continuiamo a rimanere a casa. E con il progetto Pitagora Mundus, che vede degli studenti egiziani studiare nelle scuole superiori, è animato e ha arricchito questo nostro territorio. E poi i legami culturali legati anche ai nostri intellettuali, ai poeti, a Pane, il parco letterario dedicato a Michele Pane, che è di Adami, e Florindo Rubettino, che è consigliere comunale di Soveria Mannelli. Poi c'è il nostro Raffaele Proto, e poi c'è Vittorio Butera a Conflenti, Mastro Ianni a Platania. Tra l'altro mi piace evidenziare che la biblioteca comunale di Motta Santa Lucia è stata intitolata a Rosario Rubettino,
dal sindaco Colacino. E nel 2006-2007, quando avevamo cercato di avviare una unione dei comuni e l'avevamo realizzata, scusate, tra Decoratura, Carlopoli e Soveria, l'avevamo chiamato Unione dei Comuni del Corazzo, quindi come simbolo storico. Tra l'altro da Corazzo derivano anche dei beni culturali che sono all'interno delle nostre chiese, l'acqua santiera, l'altare maggiore a Soveria Mannelli. È una comunità questa di, con risorse notevoli. L'ospedale civile che è stato ultimamente ripreso in carreggiata con l'inaugurazione di un eccellente pronto soccorso. Il liceo che sta attirando ancora di più studenti. Aree industriali e artigianali. Cioè, voglio ricordare la grande tradizione della lavorazione del legno a Serra Stretta. I poli turistici, Cesariello, Dalida, e le aree ambientali, c'è tutta l'area del Reventino dove tanti comuni attingiamo, Carlopoli che si sposta sulla Sela Piccola, i centri storici come quello di Scigliano, dalle tradizioni storiche e culturali sontuose. Tra l'altro questo territorio è stato individuato dall'ex ministro Barca come luogo dove sviluppare delle politiche innovative e di crescita, grazie a due indicatori: alla vitalità delle imprese, il nostro Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Sirianni, ne rappresenta una di grandissima qualità, e alla qualità delle scuole che ci sono nel nostro territorio. Quindi, e concludo, la manifestazione di oggi è un'occasione utile per rafforzare questi legami, in ogni caso, per sperimentare nuove forme di collaborazione, per prevedere quello che verrà, perché si va verso forme di collaborazione coatta tra i comuni, che nei fatti, oltre che nelle leggi, che quando non abbiamo segretari comunali, dirigenti dell'ufficio tecnico, non abbiamo ragionieri, cioè vigili urbani, cioè, come il problema tra nord e sud, siamo divisi di fatto, cioè non è che c'è bisogno di calderoli, cioè, quindi siamo divisi di fatto, quindi saremo di fatto o costretti a collaborare, invece di essere costretti perché volontariamente non scegliamo noi i percorsi per metterci insieme, per stabilire quello che è il nostro immediato futuro, perché di immediato futuro si tratta. Quindi partire dal basso è sempre meglio, anche se è certamente più difficile. Quindi questo è il mio contributo alla riunione, che mi auguro possa svilupparsi nel modo più concreto possibile. Io, diciamo, dal mio ruolo di responsabile tecnico faccio qualche appunto, qualche spot su cose che non sono state dette. Innanzitutto che questo è uno strumento che è di fatto di ausilio del territorio e che certe volte ci si lamenta di non averlo, adesso lo abbiamo e abbiamo il dovere, il diritto dovere di doverlo utilizzare e portare avanti. Della apertura piena, totale, sui modelli organizzativi che questa struttura può essere come riferimento sia nella gestione, sia nella partecipazione, nell'accesso, nella fruizione dei servizi. Tutto è ancora un cantiere che deve essere messo a punto. Il piano di gestione esiste, ma il piano di gestione può subire modifiche, miglioramenti, rimodulazioni che di fatto migliorano i contenuti. Non si può tanto deviare dagli atti, dai documenti che hanno permesso l'ottenimento del finanziamento, ma all'interno di questo ci si può organizzare per renderlo più aderente, più concreto alle esigenze della comunità. Questa struttura è un esempio di progettazione integrata. A chi di progettazione integrata ne ha sempre masticato, l'ha sempre esercitato, insomma, penso di sfondare una porta aperta. Nella mole di atti che io ho avuto modo di dover consultare ed aprire, ho trovato un percorso
che era stato ben avviato, cioè quello di costruire all'interno del PISL una struttura, anche una struttura con tanto di architettura che dovesse badare sia alla fase della proposta del PISL, sia alla fase della realizzazione, ma anche della fase della gestione. Queste cose, diciamo, non hanno più trovato poi continuità, però adesso un passo indietro lo dobbiamo fare, perché ci viene chiesto di gestire un'opera pubblica i cui contenuti sono noti. Ci dobbiamo solamente organizzare nel dare seguito al programma che è già stilato. Noi abbiamo cercato di sintetizzare un programma che potesse essere realizzabile all'interno di un periodo che ci siamo dato, un periodo di 9 mesi. I primi 3 intesi come un primo periodo per costruire il modello, l'architettura della gestione, e i secondi 6 mesi per realizzare le attività, che altro non sono che laboratori, progetti e servizi. Questi sono poi in fondo gli output di questa Officina della Cultura e Creatività e Digital Library, un intervento che è stato imputato su 2 diversi dipartimenti della Regione Calabria, ma che adesso ci troviamo in una forma unica, unitaria, e così va gestita. Il territorio comunale di Soveria Mannelli è probabilmente da solo sottodimensionato, comunque non ha quelle capacità per poter di fatto gestire o dare servizi, per cui era giusto pensarlo come era stato originariamente pensato, cioè ad un territorio più vasto. Il territorio subito sovraordinato a quello di Soveria Mannelli è il territorio del Reventino, dove tutti i nove municipi che hanno partecipato al PISL, ma anche altri, se ce ne mancano altri, possono liberamente e volontariamente partecipare a questa fase della gestione, che in una logica di stesura di piano di gestione si è pensato di aggregare in degli organismi, dei pochi organismi semplici, nel senso che diciamo certe decisioni da prendere, su quale attività farle, come farle, chi e come accedervi, sarà un organismo di tavolo di partenariato. Sindaco, vieni, vieni, vieni. Ti prego. Ciao, sir. Vi saluto tutti. Caro. Abbiamo pensato che un organismo snello, semplice, elastico, che si può sempre aggiungere e rendere aderente, diciamo, alle esigenze, sia quello del tavolo del partenariato pubblico e privato, dove gli enti istituzionali, diciamo, non dico che sono obbligatorie, però devono comunque dare la propria adesione e dare contributi i più importanti possibili. A questo tavolo di partenariato pensiamo di far partecipare anche le università, che già hanno dato, l'Università di Reggio Calabria, l'Università di Cosenza, l'Università di Catanzaro dovrebbero confermare, già hanno partecipato a questo effettivamente con esponenti professori universitari a questa struttura, e altri soggetti esperti nei settori, nelle attività che sono proprie di questa struttura, cioè l'innovazione sociale, progetti innovativi, digitalizzazione, sono tutte situazioni che materie che difficilmente un comune con il proprio organico, con la propria dotazione organica, riesce a far fronte. Abbiamo avuto la fortuna di avere un tecnico informatico come Salvatore La Rocca, al quale subito abbiamo dato una
un'investitura, perché di fatto solo lui può avere capacità e competenze per poter far attivare i servizi multimediali che questa struttura consente. Altri però, altre competenze devono uscire fuori da un discorso di partenariato, di adesione dall'esterno. Noi riusciamo a malapena a fare atti, a fare provvedimenti, a fare un po' di atti amministrativi che servono a mandare avanti la gestione diretta da parte del Comune. Per cui abbiamo realizzato un piano di gestione, lo abbiamo fatto approvare, adesso abbiamo fatto approvare una carta dei servizi con la quale si danno regole sull'utilizzo, sull'accessibilità, anche sull'applicazione di tariffe, considerando che comunque questa è una struttura che è rivolta a tre tipi di utenze: alle utenze istituzionali, agli enti locali, alle utenze professionali, comprese le imprese, o le libere professioni, e utenze esterne che sono i cittadini, anche la comunità spicciola che da questo accostamento a questa struttura può trovare beneficio, può avere anche una sola partecipazione ad eventi di formazione, di workshop, anche per gli studenti, sono le scuole che stanno nell'utenza istituzionale, un mondo che a cui è destinata e dedicata questa struttura. Oltre alla carta dei servizi, un altro strumento con cui si mandano avanti le attività sono le manifestazioni di interesse, nel senso che ogni decisione, la partecipazione al tavolo, la selezione dei progetti, dei laboratori e dei servizi, ogni cosa di questa sarà oggetto di manifestazione di interesse, pubblicazione sui due siti istituzionali dedicati che sono stati approntati per l'officina e per la Digital Library. Nella manifestazione di interesse ci saranno le regole con cui ottemperare comunque ai principi del buon andamento della pubblica amministrazione, perché è sempre una pubblica amministrazione il soggetto gestore, della trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia. Per cui con questi strumenti si va avanti. Ogni contenuto è modificabile, da adesso in poi parte la fase della condivisione. Mi sembra più o meno le cose da dire erano queste. Comunque, dopo la visita reale che abbiamo fatto nella struttura, c'è quest'altra breve visita virtuale, diciamo. E attraverso questo sito vorremmo appunto diffondere quello che c'è qua dentro e attrarre eventuali attori che sono interessati all'utilizzo della struttura. È un sito, insomma, classico, dove appunto ci sono le indicazioni della struttura. L'altro sito invece, che forse è certamente più interessante, è questo della Digital Library. Cos'è questo? Questo è un contenitore che appunto non è una biblioteca, non è una mediateca, ma è di più. Sono le prime due cose utilizzabili, diciamo, attraverso internet sostanzialmente, oppure attraverso questa sala che è attrezzata di tutto punto per fruire dei contenuti che ci sono all'interno. I contenuti sono, non dico il problema, ma certamente è quello che la Digital Library deve avere perché possa funzionare in maniera egregia. Noi abbiamo, nei pochi giorni che abbiamo avuto per inserire dei contenuti, abbiamo messo già molti contenuti, anche perché non è difficile utilizzare questa piattaforma, dove appunto ci sono sia dei testi sia dei video, ci sono un po' di materiali, diciamo, che riguardano sostanzialmente Soveria, perché abbiamo questi documenti noi, però insomma spaziano anche con altri documenti molto interessanti, anche molto vecchi, cioè molto antichi, eccetera. Quindi qual è questo contenitore? Chiaramente
diventerà sempre più importante se tutti i comuni fanno confluire, diciamo, le informazioni su questa piattaforma. A questo punto può diventare veramente una biblioteca del Reventino, ecco, dove possiamo mettere tutto quello che ci interessa. Abbiamo delle, come vedete, degli ottimi delle ottime informazioni da poter inserire dentro. Che cosa vorremmo? Vorremmo che in ogni comune ci fosse, per esempio, un referente che acquisisse i documenti che reputate utili da poter mettere in questa piattaforma, e quindi alimentare questa piattaforma. I documenti possono essere chiaramente quello che voi pensate sia opportuno pubblicare, insomma, quindi comunque documenti storici o documenti video, manifestazioni che vengono fatte, cioè tutto quello che c'è verrà catalogato in maniera scientifica anche su questa piattaforma, che è una piattaforma open source che viene utilizzata in moltissime università del mondo, e quindi ha una struttura che ci permette di indicizzare il dato e di avere una ricerca puntuale e precisa su tutti i contenuti che ci sono all'interno. Quindi pensatela, per esempio, che ne so, tra un anno, quando ognuno di noi avrà messo un bel po' di documenti, sarà veramente molto interessante da poter visionare. Questo è una bella cosa, se riusciamo a fare una cosa simile per il nostro territorio. Sicuramente sarà un luogo unico dove inserire dei dati che riguardano la nostra vallata, insomma. Questa è la struttura di quest'ultimo, diciamo, sito web, che è appunto quello che ci lega, che lega tutto il territorio, insomma. Sicuramente partiamo da una buona struttura, che però deve essere riempita di contenuti non solo, ripeto, culturali, perché l'informazione si può trovare lì, ma l'informazione deve essere costruita in modo tale che poi ci sia la ricaduta nei singoli paesi. Così il progetto avrà una vita lunga, perché saremo tanto abili a trovare un modo per fare in modo che le iniziative culturali saranno sì, o inizieranno sì a Soverio Mannelli, ma avranno una rete necessaria su tutti gli altri territori, perché se ci mettiamo Dalida è indubbio che poi l'iniziativa la facciamo a Dalida, se la facciamo a Carlopoli, l'abbazia sicura, chiaro, Michele Pane, Scigliano, le tante chiese, eccetera. Quindi secondo me partiamo da una base che sicuramente veramente ci fa un po', io mi permetto veramente di usare sempre il noi, perché questo Reventino Savuto o cresce con il noi, intanto negli intenti, ma poi anche nella pratica, perché abbiamo l'obbligo di associare anche nelle aree interne determinati servizi obbligatoriamente, altrimenti non possiamo portare a termine il progetto strategia delle aree interne, quindi ci obbligheranno, e forse se iniziamo volontariamente quelli che siamo, sicuramente si potrà avere un buon risultato, sia dal punto di vista proprio culturale, ma soprattutto forse anche ad avere un'attrattiva e, perché no, un obiettivo di fare in modo che lo spopolamento sia un pochino di meno fra tanti anni. Intanto vi ringrazio per avermi invitato, e anche al di là, accennava anche l'ingegnere, i partenariati di progetto, anche al di là delle appartenenze nei partenariati di progetto, perché per esempio il Comune di Serrastretta non fa parte del partenariato di progetto di Soveria, né tantomeno di quello di Decolatore. Quindi io apprezzo questo vostro incontro. Devo dire che è al di là anche di quelle che erano le aspettative e quello che immaginavo si sarebbe visto e discusso, perché pensavo, lo dico in positivo, pensavo si presentasse la struttura, ovviamente con una valenza sovracomunale, qual è il taglio dei PISL, e non che si coinvolgesse il Comune del circondario in una forma di gestione. Quindi esprimo apprezzamento per questo vostro step ulteriore. È importante intanto perché riparliamo di quello che è il principio cardine dei PISL. I PISL erano dei progetti integrati, ricordava l'ingegnere Nicotera, che dovevano generare delle infrastrutture di valenza sovracomunale.
Quindi questo è il motivo per cui ognuno di noi ha realizzato, non tutti, ma quasi, qualche cosa nei propri territori. Però la finalità era quella di destinarli ad una valenza sovracomunale. Ora, un altro aspetto che voglio sottolineare come positivo è il fatto di aver aperto, al di là di quelle che sono le finalità proprie del progetto, no? Perché questi erano dei progetti presentati in risposta a delle specifiche call, dei bandi specifici sulle attività produttive piuttosto che sulla cultura, e quindi dovevano essere concepiti in modo tale da essere coerenti con il bando. Però mi pare di capire che volete aprirli anche ad altre finalità, chiaro, in maniera complementare rispetto al progetto principale. Anche questo è diciamo qualche cosa che apprezzo. Io dico e riprendo quello che diceva la collega, ha fatto bene anche il professore Caligiuri a fare un po' un excursus di quelli che sono gli elementi culturali, ambientali che ci uniscono, no? Anche noi originiamo da Scigliano, i rapporti, le contaminazioni di parentele con Soveria, con Decollatura sono tantissime, no? Mi ha fatto piacere sentire citare appunto come patrimonio di questo territorio la zona sic di Montecondrò, il Dalida, la lavorazione del legno, quindi sono tutte cose che chiaramente non possono più avere una valenza prettamente comunale, quindi è tutto un patrimonio di conoscenze, di luoghi che noi vogliamo mettere a sistema con Soveria, con Decollatura, con i paesi vicini del Savuto. E quindi quale migliore occasione per pensare di creare una rete in cui mettiamo a sistema quello che ognuno ha realizzato nei propri territori? Allora, noi abbiamo il Parco Avventura che vedrà, se Dio vuole, l'avvio in quest'estate ed è un attrattore turistico, c'è la zona SIC di Montecondrò sulla quale stiamo e potremmo ragionare insieme con voi anche ad una forma di fruizione su base sovracomunale. C'è il centro servizi che è complementare a questo che voi state creando, quindi mettere a sistema tutto quello, ecco, anche in una forma di censimento che potremmo affiancare a questo protocollo, poi vediamo qual è la forma amministrativa che implementeremo, quindi cercare di fare un censimento di tutto quello che abbiamo, metterlo a sistema, metterlo alla rete, perché no? Pensare anche ad una piattaforma, voi ne avete fatto due pregevoli, quella su questa struttura e questa della Digital Library, sulla quale darò il contributo di Sera Stretta, fornendovi il digitale del libro della storia di Sera Stretta, fornendovi le pubblicazioni, Mario le conosce, del famoso storico Giuliani, e fornendovi anche, anzi vi inviterò poi alla presentazione, stiamo facendo una nuova edizione col professore Gallo di Decollatura della storia di Sera Stretta, che pubblicheremo a maggio, ho già il digitale che vi farò, chiaro, previo sua autorizzazione per venire, quindi inizieremo già ad apportare anche dei contributi in questo senso. Dopodiché, ecco, c'è anche la volontà di far parte di questo comitato di gestione, come lo volete chiamare. Ripeto, questo va al di là di quello che mi immaginavo, in positivo, perché pensavo, dico, sicuramente ci presenteranno questa struttura che è nata per avere una valenza sovracomunale, ed è giusto che sia così, lo dicevo prima al sindaco, con la comunità montana che non c'è più, questo ci consente anche di avere degli spazi che prima venivano dati dalla comunità montana. Noi non abbiamo una sala conferenze di questa dimensione, se dobbiamo organizzare un workshop, un incontro pubblico di una certa rilevanza, non abbiamo questi spazi, quindi benissimo, mi fa piacere e sono contento di poter dire che sarà anche casa nostra. Quindi grazie, io mi scuso ma devo andare via perché avevo un altro appuntamento. Mi fate se vuoi sapere del proseguo di come pensiamo di formalizzare questa partecipazione. Grazie sindaco, grazie assessore, grazie a voi colleghi. Allora io ringrazio quindi il sindaco per averci invitato a vedere, diciamo, questa officina della cultura e della creatività che, come giustamente diceva il collega poc'anzi, come dire, va al di là di quello che in qualche modo, come dire, si immaginava. Mi complimento con voi, come dire, per l'ambiziosità di questo progetto. Però, come dire, è vero che è un progetto molto ambizioso, mi sono spulciato cronoprogramma, una serie di cose, quindi, come dire, avete avuto un grande coraggio, però è vero che di questi periodi, praticamente, se non si ha coraggio non si va da nessuna parte, insomma. Facevo prima la battuta ad Anna Maria, che mi permetto, perché stiamo condividendo sin dall'inizio il suo progetto, c'è molte cose su questo discorso delle aree interne, di parlare di area Leventino Savuto. Parlare di area Leventino Savuto perché? Perché fondamentalmente, come dire, cioè si può ragionare ormai come unica area, probabilmente, come dire, i dati sono arrivati prima delle persone, lo stesso La Rocca fornisce, anche se poi con qualche appunto, perché c'è una webcam in piazza che non mi funziona da ormai un anno, e lo dico pubblicamente,
però comunque fornisce un servizio internet da tempo su Scigliano, e quindi, come dire, i dati sono arrivati prima delle persone, hanno anticipato quindi, come dire, l'avvento delle persone. Io mi complimento per la piattaforma, veramente interessante, e secondo me io un contributo che vorrei dare alla discussione, visto che noi stiamo anche ragionando come aree interne di avere un contenitore dell'area, perché no fare in modo che in qualche modo possa essere integrato quindi con la vostra piattaforma, perché l'altra volta si dialogava sul nostro gruppo, insomma, che ci avevamo fatti, tipo di creare un'app di area, e, quindi come dire, creare quindi, diciamo, una serie di strumenti tali che con un comune smartphone si possa fruire l'area in maniera più, come dire, approfondita, più appetibile e anche in maniera più consapevole, perché come dire, se io un conto è vedere un monumento, un conto sentirmelo raccontato, un conto vederlo su uno smartphone con una realtà aumentata, e quindi come dire, avere dei contenuti che vanno al di là di quelli come dire, che si possono in qualche modo vedere ad occhio nudo. Poi al riguardo, come dire, questa è una tematica che conosco molto bene, perché qualche anno fa fecimo un museo in realtà virtuale dei beni paesistici e storici della provincia di Cosenza, io assieme a un altro ero praticamente tra i progettisti, quindi come dire, la conosco abbastanza bene come, diciamo, come possibilità che si può dare al territorio di crescere avendo un contenitore con quale possono essere questi. Ormai, come dire, sui nostri territori dappertutto ormai c'è internet veloce, c'è fibra, ci sono, diciamo, i diversi cose, quindi dare la possibilità, secondo me, attraverso degli strumenti innovativi che possono essere, ti ripeto, un contenitore, un'app, una qualsiasi cosa, secondo me lo fa diventare ancora più attrattivo. Cioè, paradossalmente, noi abbiamo sviluppato un'app da noi a Scigliano. Io ho la possibilità, se qualcuno mi arriva nel territorio attraverso l'app, di mandargli dei messaggi, mandargli una serie di cose, individuare anche a chi mandarli, in che punto. Quindi immaginate la potenzialità di una cosa del genere, che se io mi sto avvicinando a una chiesa di Soveria, cioè sul mio smartphone mi arriva la notifica, guarda che a fianco a te, a 30 metri, c'è la possibilità di poter vedere questo, poter fare quest'altro. Quindi, come dire, far diventare veramente il territorio, perché ne abbiamo... ce ne abbiamo le basi, il problema è che non lo comunichiamo, e come dire, se facciamo in questo modo, secondo me può essere un'altra cosa molto interessante. Sicuramente, come dire, come comune noi parteciperemmo a questo tipo, diciamo, di attività, in quanto la reputo, diciamo, molto interessante per il territorio stesso, ed è anche interessante il discorso, come dire, del co-working. Io ho visto, diciamo, i vostri spazi, secondo me questa cosa andrebbe fortemente pubblicizzata all'esterno, ma non, guarda, credimi, non banalmente attraverso, passami il termine banale, banalmente attraverso, diciamo, una piattaforma, ma anche non lo so, facendo, non dico delle manifestazioni, però comunque comunicandolo sul territorio, perché molti ragazzi hanno la difficoltà di dire, ok, dici, io sono un tecnico neolaureato, ok, ho difficoltà a trovarmi in uno studio. Okay, ho difficoltà a mettermi, perché poi gli studi lo dicono questo, se ci stanno più professionisti in un posto, paradossalmente sì, c'è la paura da parte nostra, diciamo, probabilmente quello mi fa concorrenza, no, invece alla fine, come dire, il fatturato medio di ognuno si alza, perché c'è possibilità di contaminazioni positive tra, diciamo, le varie figure professionali, e anche, come dire, una forma di opportunità, quindi pubblicizzatelo molto bene, cioè noi lo faremmo pure, però capite bene, come esempio, uno spazio di co-working, un ragazzo che è laureato a Scigliano ha delle difficoltà logistiche per utilizzarle e fruirlo, se non in maniera digitale, a Soveria. Però, come dire, c'è tutta l'area che può essere Soveria, Decollatore, cioè, cose di questo genere, secondo me, non interessanti di più. Perché, come dire, io ne ho visto qualcuno, cioè su Cosenza hanno fatto, diciamo, degli esperimenti, alcune cooperative, roba del genere, però non è una cosa strutturale, organizzata, come in effetti ho visto qua. Io immagino, come dire, i ragazzi che possano utilizzare lo studio, avere il posto per fare la videoconferenza con il collega che si trova dall'altra parte del mondo, avere la possibilità di avere un'infrastruttura di rete per cui i propri lavori possono andare su un contenitore e contemporaneamente, come dire, possono essere fruiti in qualsiasi parte al di là, diciamo, del nostro territorio, e avere anche, quindi, come dire, anche uno spazio bello dove poter accogliere delle persone, che è una cosa, come dire, veramente veramente non da poco. E poi
come dire, gli spazi per la parte di, diciamo, di conferenze e cose del genere. Sul nostro territorio obiettivamente cose di questo genere mancano, quindi averne la possibilità di poterli fruire per eventi o comunque incontri o roba, a noi ci è capitato più volte di fare per il discorso di, diciamo, di aree interne, cioè di fare praticamente tipo degli incontri e cose del genere. E vi dico la verità, è vero che, come dire, noi dobbiamo sempre ringraziare il GAL che ci sta in qualche modo, GAL o comunque ex Comunità Montana che ci sta ospitando, però spesso e volentieri abbiamo avuto la difficoltà di dover, come dire, in qualche modo inventarci la stufetta, perché sennò siamo arrivati a freddo. O comunque, come dire, fare la conferenza con il giubbotto, perché probabilmente, quindi, come dire, avere, diciamo, strutture di questo genere e averne, come dire, la sensibilità da parte dell'amministrazione di dire sono fruibili per il territorio, è comunque, come dire, secondo me un qualcosa che è molto molto interessante, quindi, come dire, aperti a qualsiasi forma di collaborazione nel bene dei nostri territori. Io sono giovane nel campo e sono molto sorpresa e contentissima soprattutto di collaborare con voi al nome del Comune di Carlopoli. E che dirvi, è un'iniziativa veramente bella perché Carlopoli ha puntato molto sul corazzo, come dicevate. Quest'estate sono state fatte anche una serie di attività culturali e quindi pubblicizzarle e collaborare insieme a voi a rendere anche il nostro piccolo territorio conosciuto è importante. Quindi che dirvi, ne parlerò, sarò portavoce di questo bellissimo progetto, vi farò avere tutto necessario per crescere insieme. Grazie. Il mio sogno da sempre è quello proprio di puntare, lo vedo lontano, alla fusione dei comuni e quantomeno, diciamo, i comuni vicinori che per realizzare una grande città. Però penso che con questo incontro, con questa opportunità che ci dà Soveria, si possa comunque arrivare ad una fusione telematica, che è una cosa bella. E che cosa intendo per fusione telematica? Per esempio, questo centro potrebbe vederci riuniti anche periodicamente i sindaci, quindi le giunte dei vari territori, per condividere insieme anche la programmazione intercomunale, quindi perché dall'incontro io penso sempre che si possa crescere, dal confronto, anzi ecco, da questi incontri periodici potrebbero nascere quindi dei progetti intercomunali. E la stessa cosa potrebbe avvenire anche a livello di imprenditore. C'è un imprenditore magari di Soveria o di altro paese che ha più esperienza in un settore rispetto a un altro, già in un confronto che potrebbe avvenire in questo, diciamo, chiamiamolo centro quindi del futuro municipio intercomunale, arricchisce singolarmente i vari protagonisti, e così anche per le scuole, e poi con lo supporto telematico quindi esportarlo all'esterno. Quindi a questo poi penserà Salvatore, che è il nostro esperto. È un contenitore veramente ottimo e che veramente potrebbe lanciare le basi, se lo sappiamo utilizzare, per veramente un giorno vedere quindi la fusione e quindi un unico comune che abbracci la Valle del Savuto ed il Reventino. Lasciando quindi l'autonomia storica, l'autonomia artistica, l'economia culturale dei singoli paesi, perché stare insieme non significa cancellare le proprie autonomie, come diceva prima bene il professore Caligiuri. Per cui, cioè, io vi chiedo magari in questo progetto di affidamento di questa struttura, che non si possa invece pensare, invece di affidarla ad un privato, che non si possa invece pensare a vedere quindi il coinvolgimento, quindi di fatto, degli altri comuni per una gestione intercomunale della struttura.
in modo da veramente rendere fattivo quello che è stato un po' l'esposizione del pensiero del sindaco, diciamo, di Soveria Mannelli. Questa è una mia piccola proposta. Già sto immaginando le associazioni culturali del territorio che incominciano a interagire. Noi abbiamo avuto delle opportunità di incontro con le comunità vicine a Conflenti, abbiamo sviluppato con associazioni culturali un premio di poesia che ha coinvolto il Reventino. Abbiamo collegato Butera a Pane a Decollatura, a Mastroianni a Platania, a Berardelli a Martirano Lombardo. Stiamo cercando a livello proprio culturale dal piccolo paese di Conflenti di interagire tra di noi, perché la cultura del territorio secondo me è qualcosa di assolutamente importante che va valorizzata e va presa in considerazione. Questo potrebbe essere uno strumento per continuare questo percorso di collaborazione, di scambio tra le comunità che sono nella parte del Reventino e nella Valle del Saputo. Condivido quello che ha detto poco fa il sindaco di Monta, cioè dobbiamo cercare di unire gli sforzi. Noi facciamo parte, Conflenti ma anche Monta, dell'Unione dei Comuni Mare Monti. Io l'ho detto lì, lo ribadisco qua, sono perplesso su quel tipo di impostazione. Sarei piuttosto d'accordo a riprendere quello che è stato un momento di aggregazione che era rappresentato dalla comunità montana, quindi i paesi dell'area montana, che potessero riunirsi per incominciare a ragionare in termini di collaborazione fattiva per quanto riguarda la cultura. Potrebbe essere questo il primo momento, ma penso che ci siano delle problematiche che insieme ai comuni montani possano affrontare meglio che non magari con quelli che sono sulla fascia costiera e che hanno magari problematiche assolutamente diverse rispetto alla nostra. Quindi la prospettiva di una collaborazione a livello del territorio e quindi dei comuni che appartengono al territorio del Reventino la vedo come una prospettiva su cui bisogna lavorare molto, e credo che questo possa essere un primo momento di aggregazione, perché parte tutto secondo me dalla cultura, cioè dal confronto e dalla discussione, per poi arrivare a momenti di condivisione anche di attività amministrative di tipo diverso. C'è anche un aspetto che penso di aver percepito in maniera esatta, e cioè c'è un'attività, o ci dovrebbe essere in questo tipo di iniziativa, un'attività di supporto per l'assistenza ai progetti, quindi immagino che ci possano essere delle iniziative a supporto di giovani imprenditori, di conoscenza dei bandi e delle possibilità di accesso ai finanziamenti. Questo potrebbe essere un ulteriore elemento di aiuto per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, affinché i giovani possano avere un supporto qualificato nella gestione delle proprie idee e di sviluppo delle proprie idee imprenditoriali. Credo che sia una cosa straordinaria. Adesso penso di aver capito almeno lo spirito di quella, poi approfondirò perché ho visto che avete preparato anche un dépliant che è molto articolato. Spero di entrare meglio in quello che è il progetto e di condividerlo insieme a voi con la massima disponibilità da parte del Comune di Conflenti a collaborare. Certo è che se forse i comuni insieme, facendo capo anche a Soveria, perché è stato il comune promotore, riusciamo a gestirla insieme, quindi facciamo in modo che ognuno senta anche sua questa iniziativa. Ma voglio dire, se ci sono, sì, no, non ci mancherebbe. Se dobbiamo eventualmente condividere, noi a Conflenti per esempio non abbiamo strutture per poter fare neanche una riunione con il pubblico, con la gente. No, abbiamo assolutamente, c'è Donna Adamo che ogni tanto ci dà la sala del Pellegrino, ma entrano 30-40 persone, gli altri magari restano fuori.
Se ci sono i luoghi, le strutture fisiche anche per poterci confrontare e stare insieme, secondo me è qualcosa di importante che è apprezzato dal comune di Conflenti che rappresento in questa riunione. Grazie. Mi vorrei compiacere veramente per l'interesse che ha suscitato questa cosa e soprattutto per lo spessore degli interventi. Non ho una risposta per tutti, quello che mi ricordo che più facilmente è stata la proposta del sindaco di Motta, di Amedeo, che è quella di continuare con una gestione diretta, con l'intervento di tutti i comuni che potrebbe essere, visto che non sarebbe un intervento eccessivo, esagerato, ma con piccoli interventi, si potrebbe continuare una gestione diretta, quindi facendo, massimizzando l'interesse e il servizio pubblico di questa struttura nei confronti del territorio, quindi evitando eventualmente dispersione di risorse pubbliche a favore di privati e il fatto che oltre a diventare un contenitore di idee, un contenitore di servizi, può diventare come ha detto il sindaco di Colatura, un contenitore dell'idea di unione dei comuni, di interazione tra i comuni del Reventino Sabuto, che potrebbero portare alla formazione di un'unica città composta da tanti quartieri dello stesso comune. Io vi ringrazio, speriamo di vederci presto per affinare quanto di tecnico dobbiamo fare, quanto di amministrativo dobbiamo fare, e poi le idee secondo me verranno, perché ce ne sono di belle, quindi passerei la parola al professore Caligiuri. Grazie sindaco, poi ho questa abitudine di prendere sempre appunti e poi di riassumere, mi auguro di essere adeguato. Io parto da questo concetto, parto dall'ISIS. Oggi il problema più importante che è percepito nel mondo è quello del terrorismo. Allora, l'ISIS è estremamente moderno, perché il califfato è nato prima sulla rete e poi sul territorio. Si è invertito un processo storico. Allora, il fatto che questa mattina sia partita come idea dal sindaco di Motta, questa è un'idea veramente interessante, di cercare di sperimentare la fusione dei comuni attraverso farla precedere dalla fusione telematica, la fusione telematica di servizi. Qua partiamo con informazioni, perché l'idea era quella estremamente limitata di promuovere e valorizzare i beni che ci sono. Il sindaco di Sarasota ha detto mettiamoli a rete insieme, ma qua l'idea del sindaco di Motta è molto più ampia. Cioè, telematicamente noi possiamo fare condividere, vanno studiati gli aspetti tecnici, l'anagrafe, possiamo condividere i progetti, possiamo condividere le attività produttive, possiamo condividere i beni, gli spazi, i bilanci, le risorse di tutti i dipendenti, gli LPU e gli LSU. Quindi, veramente, un'idea molto interessante. Così come l'idea del sindaco di Scigliano, l'app di area. Cioè, quello che tu hai fatto a Scigliano si può replicare, fare in modo che questa era l'idea che io avevo come assessore regionale 7-8 anni fa. Cioè, quindi è un'idea bellissima, che tu, uno arriva là, sa dove deve, cosa deve vedere, dove può mangiare, dove può dormire, come può arrivare a una parte. Cioè, quindi diventa veramente, veramente bello. Allora, dato che questa è un'idea di fondo, per quanto riguarda il bando, se può essere gestito, va fatto verso i privati o può essere mantenuto nel pubblico, se ci sono una serie di comuni che sono disposti a gestire insieme la struttura. E ne aspetto io, diciamo, tecnicamente non lo so, però diciamo, valutiamo questo tipo di proposta. Allora, andando a sintetizzare, il sindaco di Decoratura giustamente ha evidenziato come un investimento così notevole deve avere ricadute per tutta l'area, che segue poi la logica del PISL. E poi, bella idea, che
può servire anche per ridurre lo spopolamento, perché nei piccoli comuni ci sono più difficoltà, però per molti aspetti serve meglio. Quindi se ci sono servizi anche di carattere telematico, questo è estremamente positivo. Il sindaco di Serrastretta, due aspetti importanti. Il primo, mettere a sistema le risorse. Cioè, quello che il Digital Library, l'Officina delle Idee, non è di Soveria, è del territorio. Il parco che c'è, il parco letterario perché le pare, non è di Decoratura, ma è del territorio. E poi ampliando per le cose spirituali, cioè Visora non è di Madonna di Visora, non è di Conflenti, ma è del territorio, è il nostro punto di riferimento spirituale. Poi, quindi, questo è, tra l'altro, in assenza della comunità montana, questo potrebbe essere un contenitore proprio partendo dalla cosa telematica, che è veramente un aspetto interessante. Il sindaco di Cigliano, l'idea dell'app, molto interessante. Poi ci ha ricordato pure che va fortemente pubblicizzato il co-working, perché poi su questo potresti dare una mano notevolissima, tu anche per le esperienze che tu hai professionalmente. Questa è una cosa veramente interessante. Così come per Carlopoli, ecco, puntare su Corazzo, che è un bene culturale da cui tutti poi abbiamo avuto origine, è particolarmente importante. Teniamo conto che il tuo sindaco è quello che coordina anche le politiche relative alle strategie delle aree interne, al progetto delle aree interne, e quindi questo potrebbe ricadere all'interno di quelle attività. Così come sul sindaco di Motta ho già detto, e poi il sindaco di Conflenti è centrato, dal mio punto di vista, ha toccato il tema che a me è più sensibile, che è quello della cultura. Perché a cultura, cioè, non è solo economia. Che dire che la cultura produce economia è come dire che adesso siamo a Soveria Mannelli, c'è una cosa ovvia. C'è quindi che la cultura è storia, la cultura è territorio, ma la cultura unisce. Cultura unisce. Quindi sulla base dell'elemento culturale, e che poi anche la telematica è cultura dell'innovazione. Innovazione sociale, ma anche innovazione tecnologica, ed innovazione economica, ed innovazione organizzativa. Cioè noi possiamo fare veramente un'attività di grande importanza. Quindi, sintetizzando, vanno formalizzate le adesioni, quindi va preparato uno schema, cioè va costituito un comitato di gestione dove ci sono tutti gli attori che partecipano, pubblici e privati, le scuole in primis, le associazioni di volontariato in primis. Poi bisogna promuovere i servizi, qua è stato detto il co-working, l'utilizzo della sala e l'opportunità per gli imprenditori. Cito quello che hanno detto rispettivamente il sindaco di Cigliano, il sindaco di Serrastretta e il sindaco di Conflenti. Poi anche valutare se cambiare nome, quindi ampliare. Non è l'area solo Reventino, ma Reventino Savuto. Mi pare molto... No, i nomi... Sindaco, i nomi sono conseguenza delle cose. Quindi è importante, diciamo, quindi valutare questo aspetto. Poi mettere a sistema le risorse dei vari comuni, non solo le fotografie, i libri, eccetera, ma i beni, a Soveria Cennaria Industriale, tutte le risorse che ci sono. Tutte le risorse che c'è a Decoratore, c'è un polo ricettivo importantissimo che serve a tutti. C'è quindi, e poi l'app di area, quindi su questo dovresti lavorare tu, c'è quindi l'app quindi su tutti i vari comuni e poi insieme, che poi diventano valore aggiunto, a fusione civica a livello telematico, questa è un'idea strepitosa, e sulla gestione intercomunale. E quindi partendo sempre dall'elemento culturale. Quindi non so se ho sintetizzato in maniera adeguata, ma quindi c'è tanto da fare. Quindi iniziamo. L'Officina della Cultura e della Creatività e la Digital Library del Reventino da stamattina sono una realtà. Sono una realtà che abbiamo condiviso con tutti i sindaci dell'area del Reventino, che sono stati entusiasti di essere venuti a partecipare all'avvenimento, portando dei contributi importantissimi, perché poi bisogna dire che da cosa nasce cosa. Abbiamo apprezzato lo spessore degli interventi di ogni sindaco, abbiamo assolutamente condiviso l'idea che
è questo un servizio a vantaggio di tutto il territorio del Reventino, che dovrà essere uno strumento per lo sviluppo dell'area del Reventino, non di Soveria né di nessun altro comune in particolare. Le strutture che qui vi sono, le aule di aggregazione, le aule per convegnistica, le aule che servono per la formazione, le aule per il co-working, la piccola stamperia che sono in dotazione a questa struttura, sicuramente potendo essere implementate, mantenute e implementate, costituiranno il punto di partenza per un volano dedicato alle imprese, un volano dedicato alla cultura, un volano dedicato a tutti i cittadini del nostro territorio. Oggi siamo qui a Soveria Mannelli, invitati dal sindaco di Soveria per come dire, conoscere questa ottima struttura che sicuramente dalla proposta fatta appunto dal sindaco di Soveria avrà una ricaduta non solo su Soveria ma su tutti i comuni del Reventino e della Valle del Savuto. Sono emerse varie proposte proprio per l'utilizzo intercomunale di questa struttura. Quello che ho proposto personalmente è quello di procedere ad una tra virgolette fusione telematica dei comuni del Reventino e della Valle del Savuto, quindi mettere insieme quindi telematicamente le idee, quindi le varie giunte dei vari comuni, mettere insieme le associazioni, mettere insieme gli imprenditori ed avere appunto come centro di raccolta questa brillante, questa bellissima struttura di Soveria Mannelli. Potrebbe essere questo un anticipo di quello che una volta maturata l'idea tra i cittadini e tra l'amministrazione potrebbe essere la grande città di Reventino e della Valle del Savuto. Allora, io ho visto questa struttura e sono rimasto favorevolmente meravigliato sia per i contenuti che per le attrezzature. Credo che possa essere un'opportunità importante per i nostri territori nell'ottica proprio di una rinnovata collaborazione tra le istituzioni, i privati e le scuole che sono il motore del territorio stesso. Stiamo portando già avanti un progetto di aree interne proprio nell'area Reventino Savuto e credo che questa si possa sposare in maniera efficace ed efficiente con i progetti che all'interno di questa strategia di aree interne Reventino Savuto stiamo portando avanti. Abbiamo visto diverse cose, ho lanciato l'idea di avere un'app di area, un'applicazione tale da poter far fruire tutti i contenuti e le informazioni utili ai cittadini dell'area per diventare un polo d'attrattore, quindi un po' l'attrattore per i territori limitrofi nostri e perché no anche per un pubblico extraregionale e nazionale. Ringrazio il sindaco Sirianni perché ci ha coinvolti anche noi sindaci del comprensorio e dell'area del Reventino, perché questa è un'iniziativa che indubbiamente riguarda la comunità di Soveria ma investe più, in maniera più ampia, diciamo, tutta la comunità del Reventino. È un'idea straordinaria quella di portare avanti un tentativo di coinvolgimento a livello culturale ma anche delle opportunità imprenditoriali che possono essere sviluppate sul territorio con una struttura che ha tutte le caratteristiche per poter dare dei risultati importanti a quelle che sono le necessità del territorio. Buongiorno, naturalmente ci troviamo qui a Soveria Mannelli, invitati dal sindaco per condividere insieme questo bellissimo progetto che naturalmente in precedenza abbiamo seguito, il PISL, attività produttive per Soveria Mannelli, mentre per Decollatura PISL turismo e cultura, che noi a Decollatura l'abbiamo fatta, come tanti di voi sapranno, sul Poeta di Michele Pane. Mentre qui questa bellissima struttura realizzata per tutto il comprensorio del Reventino Savuto, io aggiungerei, è un progetto che potrebbe veramente cominciare a far avere un'idea di un comprensorio non solo unito, ma con una struttura fisica che può accogliere
tantissimi progetti di tutto il territorio. Naturalmente l'idea che questo tavolo ha sviluppato è proprio l'idea di avviare una unione di comuni, unione di servizi, e io direi chiaramente che forse è arrivato il momento che in particolar modo Soveria Mannelli e Decollatura veramente si uniscano in una fusione giuridica. Sarebbe l'idea proprio di avere un comune del Reventino con oltre 6.000 abitanti e che sicuramente potrebbe dare a tutto questo comprensorio una forza completamente diversa. Mi auguro che sia iniziale questa proposta che è nata dal tavolo di una fusione telematica, ma che in realtà piano piano si raggiunga veramente la fusione anche amministrativa. Motta, Decollatura e Soveria Mannelli raggiungerebbero oltre i 7.000 abitanti, oltre 7.000 residenti, con una forza sicuramente diversa per tutto il comprensorio. Auguri, Sindaco, per questa futura unione, per questa futura fusione. Percorriamola, io sono convinta che ci porterà esclusivamente benefici e soprattutto un'attrattiva completamente diversa per tutto il comprensorio del Reventino. In qualità di vice sindaco del comune di Carlopoli ho aderito con entusiasmo a questa iniziativa, una struttura creata veramente bene, all'avanguardia, che sicuramente per tutto il territorio sarà un punto di forza. La collaborazione è quella che è la base fondamentale dal punto di vista telematico e poi anche sotto altri punti di vista. Ringrazio tutti, ringrazio il sindaco per averci invitati e che sia l'inizio di una vera collaborazione in tutto. Questo territorio di cerniera tra le province di Cosenza e di Catanzaro è straordinariamente importante, anche perché ha delle caratteristiche singolari. È una delle poche aree della nostra regione dove non insiste la criminalità organizzata nelle forme che conosciamo in altri posti. E questo ha consentito la crescita di comunità che hanno sempre pensato a svilupparsi attraverso il lavoro, attraverso i valori. Ci sono tante risorse umane, naturali, di beni culturali, di servizi che ci sono in questa zona. E l'idea adesso del Comune di Soveria Mannelli di fare partecipare in questa struttura che è l'Officina delle Idee, che è stata realizzata e pensata negli anni passati, anche i comuni vicini, è un'idea che va incontro a forme di collaborazione che sono sempre più necessarie tra enti locali e soprattutto tra piccoli comuni. E mi è parsa molto importante l'idea che è emersa all'interno di questa riunione di una fusione dei comuni per via telematica, cioè condividere insieme attraverso la rete le varie risorse, le organizzazioni di tutte le comunità e di tutti i comuni che condividono questo progetto. È un'idea interessante che va sviluppata e sulla quale si può lavorare. E tra l'altro questa idea partorita qua a Soveria Mannelli, che è il comune più informatizzato d'Italia, negli anni passati il Censis ci ha dato questo attributo, e credo che sia particolarmente significativo. Un'idea che parte dal sud ma che può coinvolgere tutta l'Italia.